Ma perché un ghepardo dovrebbe assomigliare a un tasso del miele? Beh, il ghepardo è un predatore, ma il tasso del miele è davvero pericoloso e molto aggressivo anche nei confronti di predatori molto più grandi di lui come gli sciacalli o più velenosi come i serpenti. Sono noti per la loro capacità di difendersi. Invece il piccolo di ghepardo è indifeso e viene predato pesantemente. La mortalità dei cuccioli sembra arrivare alle stelle fino ai loro 5-6 mesi di vita, ovvero nel periodo in cui la mamma li può lasciare soli nell'erba mentre va a procacciare del cibo. E proprio fine 2 mesi e mezzo, quando sono quindi più suscettibili, assomigliano ai pericolosi mustelidi. L'evoluzione ha portato alla nascita di esemplari di un colore insolito, ma sicuramente la caratteristica ha avvantaggiato la sopravvivenza di questo felino, anche perché permette ai cuccioli di sembrare anche parte dell'erba secca della savana. L'ipotesi che il mimetismo riduca la predazione sui ghepardi è dimostrata, ma è ancora molto discussa. Voi come la pensate? È solo per confondersi con l'erba o c'è di più? Scrivetelo nei commenti.